La città di Teramo ha assolutamente bisogno di un sistema di videosorveglianza efficiente di nuova generazione, che consenta la visione delle immagini H24 presso la nostra sala operativa e quella dell'Arma dei Carabinieri, al fine di garantire maggiore tranquillità ai cittadini, agli operatori commerciali, ai fruitori del parco fluviale, il quale ne è assolutamente sprovvisto, e che aiuti gli operatori di polizia nel riconoscimento di eventuali autori di reati. I sistemi di sicurezza passiva sono ormai patrimonio di tutte le città moderne, all'avanguardia ed evolute. Teramo non può più attendere. Se si reperiscono risorse economiche, anche ingenti, per attività ludiche, analogamente si deve investire in materia di sicurezza, che dovrebbe essere un'esigenza primaria per il benessere dei cittadini. Nel periodo in esame, particolare impulso è stato dedicato al controllo del territorio, che rimane il vero core business della Polizia di Stato e delle forze di polizia in generale. In tale contesto, ove gioca un ruolo importante l'attività dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, cioè dei volanti, si registra un trend di inquietante crescita della conflittualità domestica. Si pensi che gli interventi delle volanti in città per liti e maltrattamenti in famiglia sono passati da 64 a 112. Pur registrando un contenuto aumento dei furti in abitazione, la pressione sul controllo del territorio cittadino ha permesso di deferire all'autorità giudiziaria 180 persone, di arrestarne 4 per reati commessi contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e di controllare quasi 14.000 autovetture e circa 24.000 persone. Lo stesso UPGSP, l'ufficio delle volanti, è l'attore principale del garantire, con il concorso frequente del reparto prevenzione crimine di Pescara, della squadra mobile del reparto cinofili, la predisposizione di particolari servizi tesi ad assicurare la capillare presenza della Polizia di Stato sull'intera provincia ed espletati anche con unità motomontate e con i bike, nonché con pattuglie appiedate con le stazioni mobili in occasione di fiere e mercati cittadini. La predetta attività ha consentito ai cittadini di questo capoluogo di riappropriarsi di spazi urbani da tempo soffocati da situazioni di pericolosa illegalità, restituendoli alla collettività nella loro sicura fruizione. E mi riferisco, ad esempio, alla zona di Piazza Garibaldi, che è stata interessata da pressanti, massicci ed opportuni controlli di polizia che hanno consentito, oltre al monitoraggio di numerose persone gravate da pregiudizi penali, anche di rilevare irregolarità amministrative e violazioni del TURPS, tali da determinare la temporanea chiusura di un noto kebab della zona, nonché l'emissione di diversi provvedimenti di divieto di accesso all'area urbana in argomento. Analoghe attività, anche a seguito di numerosi esposti di cittadini, sono state espletate nella zona del centro storico, ove, nell'esercizio della gestione di alcuni locali, biechi imprenditori senza scrupoli, accecati dai loro profitti e ponendosi nell'illegalità, organizzavano delle vere e proprie serate danzanti a cielo aperto fino a tarda ora, intercettando una clientela molto giovane e procurando disturbo alla quiete pubblica, impedendo di fatto alla restante popolazione di fruire liberamente e in sicurezza degli spazi comuni. A carico dei gestori di queste attività sono state rilevate, nell'ambito dei controlli, numerose irregolarità amministrative, nonché violazioni di norme in materia penale, di igiene sanitaria e di rispetto dei diritti dei lavoratori. Ritengo sia giusto che tutti i cittadini teramani e i giovani possano e debbano avere la possibilità di godere serenamente degli spazi urbani collettivi, ma nel rispetto della legalità e della sicurezza di tutti. Si può vivere una movida che non necessariamente debba sfociare nella cosiddetta mala movida, che sovente, soprattutto tra i nostri ragazzi, è fonte di criticità spesso tragiche. In tale contesto, ho registrato qualche insofferenza manifestata anche pubblicamente su una supposta militarizzazione del territorio, che disturberebbe le attività ludiche dei ragazzi e dei cittadini in generale. E sinceramente questa è una polemica che poco mi avvince, in quanto ritengo con assoluta certezza che la presenza delle forze di polizia in strada possa non essere gradita solo ai criminali ed a coloro che sono imbevuti di furore ideologico ed odio politico nei nostri confronti, e non dalla stragrande maggioranza dei cittadini che crede nelle istituzioni e nel senso dello Stato. Se ne facciano una ragione queste persone. Sia chiaro, io non arretrerò di un millimetro nel portare avanti questa strategia,
La città di Teramo e l'intero suo territorio provinciale vedranno sempre più divise dalla Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, splendere alla luce del sole e brillare a chiarore della luna, pronte a compiere il proprio dovere tra la gente a salvaguardia della loro sicurezza. Nell'ambito del contrasto alla violenza di genere, costante l'impegno della Polizia di Stato. A tal proposito esprimo un forte plauso ed un sincero ringraziamento all'intero comparto scolastico che, organizzando continui convegni e tavole rotonde, ci consente di interagire con il mondo studentesco e di spiegare allo stesso come difendersi da particolari reati. Penso appunto alla violenza sulle donne, ai maltrattamenti in famiglia e sui minori, ma anche ai fenomeni di cyberbullismo, di revenge porn, di uso ed abuso di sostanze alcoliche e psicotrope e di altre illegalità commesse attraverso i social. Tali incontri hanno consentito, soprattutto, di fornire ai ragazzi il nostro massimo supporto, aprendo un canale di interazione con personale dipendente fornito di competenze specifiche, teso a creare quel rapporto di fiducia volto a vincere paure, diffidenze e vergogna nel denunciare gravi situazioni di illegalità. A tessere questa rete, che diventa sempre più fitta e resistente, concorrono i rappresentanti delle ASL. E saluto, ringraziando il direttore generale, dottor Di Giosia, al quale comunico che ho rafforzato con il numero di 3 unità la nostra presenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Mazzini. E quindi i volontari delle varie associazioni a difesa delle vittime di violenza e maltrattamenti, nonché quelle a tutela dei minori, degli anziani e delle categorie più deboli. E da loro vale il mio più sincero riconoscimento. In tale ambito si inserisce con autorevolezza la creazione del protocollo DAIR, promosso dalla Procura della Repubblica di Teramo, e di questo sono grato al signor Procuratore Capo, dottor Ettore Picardi, e sottoscritto dalle forze dell'ordine, dagli enti locali, da strutture di sostegno e da altri partner esterni. Tale iniziativa si pone di rafforzare una rete già esistente, come già annunciato, finalizzata a fornire ascolto, assistenza, supporto e sostegno alle categorie più fragili vittime di particolari reati. Si è persa un'occasione per porre ai margini del mondo dello sport uno sparuto gruppo di teppisti che nulla ha in comune con la tradizione calcistica del Teramo Calcio e della Rosetana. Vedete, è dovere assoluto di chi ha il privilegio di operare da determinati osservatori di scegliere tra il bene e il male, tra la legalità e la illegalità, in maniera chiara e netta, senza indugiare a vivere e ad agire in una paurosa terra.